Ciao a tutti da streamhardware.com. Quest'oggi andiamo a fare l'unboxing e una piccola presentazione della nuova GTX 950 Extreme Gaming di Gigabyte. Questa scheda video è ideata per i videogiocatori che desiderano giocare alla risoluzione Full HD a dettagli medio ultra, ma che sono disposti comunque ad alcune rinunce, ad esempio su alcuni filtri anti-aliasing molto spinti e altri effetti minori. Parliamo prima dell'unboxing delle varie specifiche tecniche di questa scheda. L'architettura è la classica Maxwell di tutte le serie GTX 900. Abbiamo in questo caso 768 CUDA cores, a differenza della 960 che è la 1024. Abbiamo in questo caso un clock di 1203 MHz in base clock per il core e 1405 MHz in boost clock. Quindi un netto passo avanti rispetto alla soluzione standard reference, che ha un boost clock di 1190 e le memorie operano a 7000 MHz effettivi contro i 6608 MHz della reference. Inoltre abbiamo 2 GB di memoria onboard. E come possiamo vedere qui in basso abbiamo diversi supporta diverse tecnologie proprietarie di Nvidia come il G-Sync e le DirectX 12 per i nuovi giochi che usciranno in futuro. Andiamo ad analizzare la scatola. Come possiamo vedere nella parte frontale abbiamo questo enorme logo Gigabyte Extreme Gaming, che è la nuova serie che caratterizza le schede video Gigabyte dedicate ai videogiocatori. Abbiamo il logo Gigabyte e il nome della scheda, mentre nella parte posteriore abbiamo molte più informazioni sul prodotto stesso, divise in 5 didascalie. La prima didascalia ci spiega il funzionamento del dissipatore, che è il WinForce 2X, che è caratterizzato da due ventole 85 mm, come vedremo più avanti. Abbiamo per la prima volta su una scheda video Gigabyte la possibilità di scegliere fino a 7 colori diversi per il LED WinForce, e qui abbiamo altre informazioni sulla scheda stessa. Più in basso abbiamo le varie certificazioni, i requisiti di sistema per montare questa scheda e le uscite video. Mentre nella parte superiore abbiamo semplicemente il nome della scheda, e nella parte inferiore vengono esplicitate alcune caratteristiche del prodotto stesso. Apriamo la confezione. Sotto il cartonato più esterno abbiamo un'altra scatola che protegge la scheda con il logo Extreme Gaming in argento, e al di sotto abbiamo la scheda che mettiamo da parte e il bundle. Allora, il bundle è composto da un adattatore DVI-VGA, un manuale di installazione rapida e un piccolo sticker metallico Extreme Gaming. Molto bello. Chi ama questi sticker lo apprezzerà sicuramente, da affiggere sul proprio computer. Poi andiamo a vedere la scheda video. Eccola qui. Allora, togliamo anche le protezioni. Ok. Allora, come possiamo vedere, la scheda video è caratterizzata da un dissipatore con due ventole 85 mm, che è una cover in plastica bicolore, grigio e nero opaco. Inoltre abbiamo al centro questo stemma Extreme Gaming molto bello, e al di sotto delle ventole abbiamo il radiatore in alluminio, che è caratterizzato da un'unica heatpipe, come possiamo vedere da qui, da 8 mm, che ha il compito di trasferire il calore dal core della GPU fino al radiatore. E le ventole sono dotate inoltre di un controller semi-fanless, quindi i needle si spegneranno e quindi non emetteranno rumore. Aspetto molto positivo se navighiamo spesso sul web e
e vediamo film con il nostro computer. Nella parte superiore invece abbiamo il logo WinForce, che possiamo cambiare il colore di questo logo in 7 colori, blu, rosso, verde, eccetera. Abbiamo queste piccole scritte che si illumineranno di bianco quando la scheda è in fanless mode, quindi le ventole sono spente. Abbiamo il connettore SLI per mettere un'altra scheda in parallelo, un'altra GTX 950 e il connettore da 8 pin per l'alimentazione. Nella parte posteriore invece che cosa abbiamo? Abbiamo questo bellissimo backplate che sinceramente è la prima volta che vedo un backplate in una scheda video di fascia così bassa quanto una fascia media e come possiamo vedere non abbiamo nessun bollino sulle viti posteriori, quindi possiamo smontare il dissipatore senza perdere la garanzia per cambiare ad esempio la pasta termica, mettere un waterblock eccetera. Più in basso abbiamo il connettore PCI Express 3.0 e nient'altro. Il backplate è molto importante perché oltre a dare un bel effetto estetico, ha anche il compito di proteggere il PCB nella parte posteriore, proteggerlo dalla polvere, eccetera, ma anche dare maggiore rigidità strutturale alla scheda stessa. Nella parte inferiore invece possiamo vedere i vari connettori delle ventole, l'unica heat pipe 8 mm che ha il compito di raffreddare la scheda video e basta. Per quanto concerne invece le uscite video, abbiamo una DVI, 3 DisplayPort, un HDMI 2.0. Quindi anche da questo punto di vista è all'avanguardia questa scheda, in quanto è dotata delle uscite video più recenti, che sono le DisplayPort, ne ha addirittura 3. Quindi per questa piccola presentazione e video unboxing possiamo dire che è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta di questa scheda video GTX 950 e dallo staff di Extreme Hardware un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!